Buonasera a tutti, io sono Linin, vengo dalle Filippine. Sono qui in Italia da 5 mesi. Stasera voglio condividere la mia esperienza quando sono arrivata in Italia. Sono sposata con un uomo italiano. Questa è la ragione per cui ho cambiato la mia residenza. Vivere in Italia è stata la decisione più importante della mia vita. La mia paura era non riuscire ad adattarmi alla cultura italiana. Quando sono arrivata all'aeroporto di Bari la prima volta, ho sentito di essere come uno extraterrestre. Tutte le persone sembravano molto diverse da me. Dopo un mese di vita in Italia, trovavo ancora molto difficile. Parlavo a pochi perché tante le persone qui non parlano l'inglese. Mi dovevo adattare a tante cose, alla temperatura, all'ambiente, al tempo e al cibo. Col passare del tempo ho osservato tante situazioni che sono diverse dalla mia cultura. Alcune mi piacciono, altre meno. Ad esempio, 1. Le persone italiane hanno un modo particolare di mangiare. Nelle Filippine puoi mangiare quello che vuoi in 3 paste della giornata. In Italia ci sono un modo particolare. Bisogna sempre seguire un ordine. Non è possibile mangiare prima i cibi dolci e dopo i quelli salati. È un peccato mortale. 2. L'intonazione della voce ed espressione facciale. Non essere spaventato oppure offeso quando la gente parla ad alta voce. Loro non stanno litigando, stanno solo parlando normalmente. 3. La gesticolazione. Gli italiani amano gesticolare. Questo li rende molto belli ed espressivi nelle comunicazioni. Io non sono abituata perché nella mia cultura gesticolo poco. Questi aspetti, anche se diversi, mi piacciono, ma ci sono alcuni aspetti che non mi piacciono proprio. Ad esempio, 1. Fare la doccia. Nelle Filippine ti puoi lavare i capelli tutti i giorni e puoi uscire con i tuoi capelli bagnati. Qui in Italia è di nuovo un peccato mortale. Una volta ho lavato i miei capelli, ho deciso di non asciugarli. Quando mio marito mi ha visto, si è arrabbiato. Lui dice che se non mi asciugo i capelli, mi amalo e la gente mi guarda male. 2. L'ombrello. Mai puoi uscire durante l'estate con l'ombrello. Deve resistere al calore del sole, altrimenti sembrerai un pazzo. E non mi piace perché non voglio abbronzarmi troppo. 3. L'aspetto. Ogni giorno è come un giorno festivo in Italia. Nelle Filippine puoi indossare abiti casalinghi quando esci per comprare qualcosa. In Italia, quando esce anche solo per comprare un po' di frutta sotto casa, devi aggiustarti per bene, altrimenti sembrerai un mendicante. Troppo formale. Comunque, la cultura italiana in generale mi piace. È interessante. E anche se è diverso dalla mia, voglio imparare. Passerò tanto tempo in questo paese. Grazie mille. Buona serata.